Dopo più di 100 anni di smaltimento incontrollato di materiali plastici di diverse forme e colori, gli oceani sembrano essere diventati troppo piccoli per contenere tutti i nostri rifiuti. Il fenomeno ha fatto breccia nella coscienza dell'opinione pubblica dopo che in mare sono state individuate intere isole di plastica. Questi rifiuti possono essere ingeriti dagli animali marini, oppure possono impigliarli causando loro gravi danni. Nel 2010 la Commissione europea promulga la direttiva quadro sulla strategia marina e per la prima volta questo tipo di inquinamento, definito internazionalmente marine litter, viene contrastato a livello politico. Nel 2011 l'ISPRA diviene capofila di un gruppo di ricerca per l'individuazione di una specie bioindicatrice per l'ingestione di plastica in Mediterraneo, contribuendo alla pubblicazione delle linee guida per il monitoraggio nelle acque marine europee e raccogliendo i primi dati sull'ingestione di plastica nella tartaruga marina Caretta Caretta. Il team dei ricercatori italiani promuove così la specie come indicatore per i paesi europei e mediterranei. Con il progetto europeo INDICIT sono state analizzate circa 1500 tartarughe marine ritrovate spiaggiate e morte lungo le coste del Mediterraneo e dell'Atlantico. Lo studio dei contenuti stomacali ha rilevato l'ingestione di plastica nel 63% degli animali campionati.